Fiorentina. Attenzione a questa bella apertura di Baghera per Diamantino, che può entrare nella destra. Attenzione Mancini, cerca di andare al tiro, palo esterno e rete. Attenzione, Rivas perde palla, Cassano solo contro Toldo, il tiro, il gol del Doria. Incredibile errore di Nelson, che peccato. Si fa attaccare da Cassano, che gli porta via il pallone, non ha avuto il coraggio di dare palla all'indietro, lì era la cosa più facile da andare a fare. Perde l'istante, bravo Cassano, andare a cercare giustamente a contrastare. Poi cade male Cassano, sì, peccato, poi, peccato. Sì, peccato perché mi sembra l'Inter era cominciato molto bene, credo che è solo l'inizio. Cassano, punizione battuta, palla dentro, Toldo! Non rischia la presa ma smanaccia in calcio d'angolo. Tutto il Doria dentro l'area tranne un uomo, parte Palombo, pallone in mischia, gol del Doria, Pazzini. Vediamo la palla dentro, è fuori gioco, è in fuori gioco. E allora avevo visto un nero azzurro sul infatti, stava salendo, invece non c'era. Virà, palla dentro per Mario, si deve girare, potrebbe andare al tiro, attenzione, uno contro uno, gioco di gambe, carica il destro e c'è la parata di Castellazzi e ripartono ancora loro con Cassano che punta Rivas, uno contro uno, viene saltato Rivas, palla dentro, attenzione, arrivano in due, il tiro, Toldone, salva Pazzini, gol! Terzo gol del Doria che dilaga al minuto 41 ancora con Pazzini. Lui è molto brava a fare questo taglio secondo palo, lo vede a inserirci e lo mette. Purtroppo Ivan dopo, bravo Francesco a intervenire e sicuramente evitare il gol, ma va dopo ribalta su Cordoba che non arriva a cacciare l'esterno. Allora Saccani dal via e si riparte. Secondo tempo in cui forza ragazzi, qua serve una reazione immediata. Attenzione Adri, carica il sinistro, il suo tiro alto però. Era giusta l'idea di provarci da lì. Allora Maxwell prova ad andare, chiama l'1-2 con Balotelli che si gira bene. Oh! Brutto fallo, Mancini entra in area, l'arbitro e manda il calcio rosso d'angolo e questo è da rosso. Eh sì. Parte Diamantino, murato dal corpo dei giocatori, poi il controcross trova la presa di Castellazzi con Balotelli che va a stamparsi contro il palo. Serve un gol, forza ragazzi, facciamolo. Portiamo avanti le nostre torri, c'è Materazzi, c'è Vierà, c'è Crespo, parte la traiettoria, mischia, Obin dentro l'area, tiro, salta un uomo il tiro, grande parata di Castellazzi. Attenzione alle maglie che si allungano, parte la traiettoria, il colpo di destra, Crespo e ancora Castellazzi. Peccato. Sulla linea. Palla che viene giocata da Mancini, fuori per Maicon, cerca di andare al cross, attenzione, lo chiudono in due, parte comunque la traiettoria, è dentro, gol. Crespo, la grande parata ancora di Castellazzi, incredibile. Il miracolo di Castellazzi che va a togliere un pallone dall'angolino basso. Zanetti, ora per Diamantino, che carica il tiro e la palla va a lambire il palo. Capitano che serve centralmente ancora Patrick, Vierà, guarda, piazzamento dei compagni, verticale per Crespo, la veloce per Adri, attenzione Adri, si gira, il tiro, Castellazzi, Crespo ancora, Castellazzi, ancora Crespo, salvano sulla linea, miracoli a ripetizione a Luigi Ferraris. Palla giocata da Diamantino, slalom, palla fuori, Muntari vede la porta, il suo sinistro, Castellazzi, pazzesco, in due tempi ancora lui, eroe della serata. Mia. Mancini vede movimento dentro di Maicon, si può girare, andare al cross, traiettoria calibrata, Adriano e la palla è alta. Mancano 10 secondi, guarda il cronometro e fa partire questo lancio dentro di Zanetti, il colpo di testa, c'è un'irregolarità e dice che finisce qua con il Doria che batte l'Inter per 3 reti a 0.